Siamo con Cristian Viola, tecnico del settimo, vittoria netta ma in discussione contro il Venaria per il tuo settimo. E ancora una volta, insomma, zero gol subiti, vi siete confermati la migliore difesa della categoria. Tante cose positive. Oggi la squadra ha interpretato bene la gara, non era semplice contro una squadra chiusa dietro dove non ti permetteva di dare spazi, quindi l'interscambi fra i nostri attaccanti centrocampisti li abbiamo fatti molto bene, quindi siamo venuti via sempre giocando di prima, palla a terra, e si è vista una buona qualità. Per quanto riguarda dietro, oggi sì, è vero, non abbiamo subito gol, però c'è anche da dire che sullo 0-0 il Venaria ha cacciato tre volte in porta, anche se la palla è uscita fuori, però eravamo disattenti, la linea dietro nel primo tempo non mi è piaciuta. Poi ci siamo ricompattati, abbiamo capito un po' gli errori quali erano, e poi nel secondo tempo è andata decisamente meglio, quindi bene, sono contento. Ripeto, ogni partita qua è difficile, quando si affronta il settimo sicuramente si gioca sempre col coltello fra i denti, ma è giusto che sia così. Io ho la fortuna di allenare un gruppo importante, un gruppo con grandissime individualità, c'è cioè qualità, ma quello che mi sta piacendo dei ragazzi è che stiamo interpretando molto bene il gioco che io chiedo, quindi le situazioni sia in fase di possesso che in fase di non possesso, quindi sono molto, molto soddisfatto oggi. Ecco, soprattutto nel primo tempo, quando la partita era ancora viva, bene la parte, insomma, il pacchetto offensivo con i movimenti dei centrocampisti e degli attaccanti, non avete mai dato grandi punti di riferimento al Venaria, e poi finalmente Padoan. Finalmente Padoan, io sono contento per lui, perché continuo a ripeterlo, Padoan un giocatore che io conosco da tanti anni, ha giocato con me. Lui ha delle caratteristiche che pochi attaccanti hanno in categoria, ma anche in eccellenza. Lui sta attraversando sicuramente un periodo della sua vita, tra un discorso lavorativo sicuramente, dove non è più brillantissimo come prima, però devo dire che lui quest'anno, già a partire dagli allenamenti, si sta allenando molto meglio e secondo me non è ancora il Padoan che noi conosciamo, ma se continua ad allenarsi così arriverà ad essere di nuovo quel Padoan che tutti conoscono. E adesso aspettiamo anche Rognone. Ma Andrea sì, cioè Andrea è un giocatore per noi fondamentale, ha delle qualità che pochi hanno, c'entra poco in questa categoria. Sicuramente il fatto di fare questa categoria in questo momento lo sta penalizzando, nel senso che deve un attimino interpretare meglio il tipo di gioco e soprattutto l'avversario, perché quando gioca lui sicuramente sa benissimo che c'è sempre comunque un raddoppio su di lui, quindi deve tenere meno palla, giocare più a due tocchi, ma non arriverà anche lui, è un altro giocatore che si allena molto bene. Io non ho grossi problemi durante l'arco della settimana con questo gruppo, un gruppo eccezionale, lavora, ha voglia di lavorare, ha fame di vittoria, ha fame di vincere, quindi sono veramente contento. Grazie mister. Grazie a te.